Salve a tutti ragazzacci e impallinatori seriali. Oggi andremo a fare un unboxing. Adesso della roba per me e per altri miei amici che giocano nella mia squadra dal semaforo, appunto lo noterete sicuramente dallo scotch. Andiamo subito diciamo ad aprire la nostra scatola con la nostra Leatherman e vediamo il contenuto che c'è all'interno. Apriamola da qua. Vi racconto mentre la apro che diciamo era più facile rintracciare BRT in questi giorni che cioè era più facile più che altro estrarre la spada dalla roccia che trovare Bartolini. Ho impiegato più tempo ad arrivare a questo pacco, ma fondamentalmente alla fine è arrivato. Ecco, andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Apriamola. Estraiamo tutto in modo tale da togliere appunto la scatola, che non ci serve, ci dà solo fastidio. Ecco, allora all'interno di questa scatola troviamo una batteria della Billowee Power 1300 11.1 1300 mAh a 20 celle, che userò per il Wild Dog. Questa diciamo è un equivalente, infatti con 25 euro ho comprato un kit dove appunto erano due pezzi, ecco. Poi abbiamo una sacca porta pallini della Royal in colore verde militare, diciamo non ha nessuna camo. Un motorino che non ricordo, a dirvi la verità, la marca è per un amico mio, gli serviva un motorino diciamo così spartano che doveva fare delle prove, molto economico, 12 euro. Non so onestamente, lo ha voluto, non so onestamente cosa debba farci. Dopo abbiamo un Jaguar Lat di colorazione vegetato italiano della Royal, quindi economica, molto grande se devo essere sincero, forse abbiamo sbagliato la taglia, è una M in fin dei conti, comunque da rimodellare, quindi da fargli prendere un po' la sua forma, perché adesso sembra più che uno Jaguar Lat, sembra un disco volante. Dopo di ciò abbiamo una sacca portaoggetti, sempre della Royal, in colorazione sempre vegetato italiano, da appendere o sul cinturone oppure mettere nel tattico, perché come potete vedere ha un sistema molle. Un grip da mettere sotto il RIS, di plastica ovviamente, però simpatico il fatto che abbia anche delle piccole slitte Weber all'interno, quindi diciamo possiamo attaccare anche una torcia o qualsiasi altra cosa. Dopo di ciò un caricatore full plastic, ecco, che io onestamente non comprerei per i miei fucili, comunque è full plastic ed è della JS Tactical. Io onestamente, magari uno vuole spendere poco, è funzionale, funzionerà per un paio di mesi, però non mi fiderei molto di questi caricatori. Invece all'interno di questa sacca chiusa troviamo un sacchetto di pallini V-Storm da 0,23 grammi, colorazione bianca ovviamente, ed hanno una doppia lucidatura e sono buoni anche perché sono controllati all'interno in modo tale che non abbiano delle bolle e ha anche una densità omogenea. Niente, per questo piccolo unboxing diciamo è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi per altre novità e soprattutto di cliccare sulla campanellina in modo tale da avere appunto di essere aggiornati subito, su avere delle notifiche ed essere appunto aggiornato sulle ultime novità.
Ragazzi, da Nico Smoker è tutto, un saluto. Ciao!